Abbiamo pensato alle esigenze di tanti, alle esigenze dei giovani, di chi vive la città anche negli orari serali e della notte, ma quindi una nuova linea notturna che fa una circolazione dei bastioni, importante, che collega tanti spazi della città, ma aiuta anche le attività commerciali, quelle attività che investono, aiutano la nostra città ad essere all'avanguardia, essere anche capace e attrattiva. Ma poi abbiamo pensato ai cittadini anche anziani dei nostri quartieri, alle famiglie, a chi utilizza l'autobus negli spostamenti di quartiere, chi ha bisogno di andare con l'autobus a raggiungere linee metropolitane, sia per lavoro, per scuola, ma anche per andare a fare la spesa. E quindi abbiamo messo in programma da qui a settembre 9 potenziamenti sulle linee di quartiere, soprattutto che collegano i quartieri periferici, tutta la tratta nord della città, da Gobba fino a Bonola, oppure nella zona sud, la Barona, nei quartieri Donna Prassede, Vigentino, Fatima ed altri, quindi, o Forlanini, ecco, quindi la mobilità del quartiere che aiuta tutti i giorni. E poi tutti i pendolari, perché abbiamo pensato di, con ATM, di posticipare l'entrata in vigore dell'orario estivo, quindi abbiamo guadagnato, diciamo, 2 settimane di orario normale in metropolitana e una in superficie. Questo vuol dire che anche a luglio oggi i cittadini avranno le frequenze ordinarie, e questo serve a tutti i cittadini, serve ai cittadini che ogni giorno anche a luglio utilizzano per andare al lavoro o all'università i nostri mezzi. Ma a fine 2016 la scelta era stata diversa, diciamo quasi all'opposto. Avete capito che queste esigenze ci sono ed è stata una scelta politica diversa? Noi abbiamo una scelta politica di continuità che è potenziare il trasporto pubblico. Sulle notturne abbiamo detto dobbiamo rimodulare per riuscire con i servizi a rispondere a un fabbisogno che esiste. Su questo anche la commissione consigliare, lo stesso consiglio comunale, i gruppi politici di maggioranza ci avevano chiesto: studiate come poter dare risposta a un bisogno e darlo nel modo anche più economicamente sostenibile, perché i soldi sono preziosi per tutti e non vanno sprecati. Questa idea, quindi, non abbiamo individuato una linea e riaperto una linea, abbiamo costruito una linea nuova che meglio permette di rispondere ai bisogni della città, e quindi un po' questo, e andremo avanti a studiare anche per capire come meglio usare bene le risorse che abbiamo. E poi abbiamo bisogno di nuove risorse, per questo il sindaco ha chiesto alla regione e al governo più risorse per il trasporto pubblico, perché noi aumentiamo i chilometri di vettura, cioè i chilometri di servizio, i soldi sono sempre gli stessi che ci vengono dalla Lombardia e da Roma.